le perle che tiro fuori durante queste live. Ma cos'è quella tizia che muove la mano come una stupida? No, è Miku con un cipollotto in mano. C'è un video su YouTube molto molto famoso di Miku che balla una canzone facendo gesti tipo così, con i cipollotti in mano. Prima o poi ve lo metterò sul gruppo Telegram. Anzi, se non mi seguite, seguitemi anche su Telegram. Canale 28 megapixel, scritto tutto in lettere. Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento! Ciao YouTube! Quando vedrai questo video, o teoricamente Twitch no, spero che non mi toglierai. Non me lo togli direttamente. Sì, ho messo Incubo, mi pare. Sì, Incubo. Allora, vesti i panni di Miles Upshur, un giornalista investigativo che verrà spinto nella propria ambizione in un viaggio dall'inferno. Sempre pronto a rischiare il tutto per tutto per indagare su casi impossibili, stai cercando di svelare l'oscuro segreto che si cela nel cuore del manicomio di Mount Massive. Sopravvivi il più a lungo possibile e registra tutto. Non sei un combattente, quindi per scoprire la verità che si nasconde dietro gli orrori di Mount Massive hai solo tre possibilità: correre, nasconderti o morire. Che bello. Direi che non usciamo più, ragazzi. Shocia, che vento! Da qua potrà entrare? Dai. No? Manca il cliccabile? Sì, ma con calma, cioè non serve che sradichi via le porte tutte le volte, eh. C'è un'unica finestra aperta che è quella, rega, io direi che facciamo parkour. Siamo tutti questi gran suononi per... perché? Che non sta succedendo nulla. C'è sto postaccio di... Bello! C'è un nativo al plasma, ragazzi. Ok. Sì, ma stai calmo, cioè non è che esce Samara a momenti, cioè, oh. Ah! Qualcuno ha sbrattato del sangue sulle pareti. Che carino. Allora, avete presente quando vi sanguina il naso, no, ragazzi? E poi vi viene pure da starnutire. Questo è il risultato che fate sulle mura di casa vostra. Quindi se vostra madre dopo vi uccide c'è un motivo. Chiaro? Quindi non starnutite se avete sangue al naso. No, è inutile che hai il fiatone, caro mio. Cioè, uno è andato in bagno, si è chiuso dentro. Magari vuole evitare che tu spalanchi la porta e lo vedi cagare. Cioè, stai calmo. Sempre a infartarsi sto qua, oh. Library. Ma io ho paura del tipo che mi arriva da dietro, raga. No, se mi apre la porta e mi buca da dietro, io lo sento qua, mi cago in mano forte fortissimo. Apri. E che cazzo? Che minchia? Ci ha uccisi tutti, sono fuggito. Sì, ma caro mio, hai... un palo che ti sbuca dallo stomaco. No? Sicurezza per sbloccare l'ingresso. Ok, va bene. Ah! Ok. Comunque voglio farvi notare che sono un po' di testa appoggiate in giro. Ok, vado via. Ciao. Ok, c'è da passare dentro. Va bene, ciao. Porcellino. Ma che cazzo? Siamo morti! Ciao? Io non vengo lì. Ciao? Ma proprio così a random ce ne andiamo in giro. Ok. Non andiamo in giro lì. Senta, perché deve rompere la porta? Andiamo da Cicisbeo, da. Cicisbeo! Stai bene? Ciao, Cicisbeo! Cosa fai se mi avvicino? Ti prendo a ceffoni se ti muovi, eh? Cosa fai? Eh?
Ah, ma stai di fermo tu? Ok. Ciao. Salve. Fanno tutti... Ah! Ma io posso prendere l'ascensore? Non si ride per queste cose, nonostante sia particolarmente divertente. Posso ancora? No? No, non posso. Ma che poi, voglio dire, dov'era incastrato sto qua? Che io ho premuto un bottone ed è volato al piano di sotto. Cioè, era tipo appeso a... così, e quando si apre il bottone si è lasciato andare, cioè... Perché? Facevi l'uomo ragno? Ci sono finiti i poteri? Mi pare che non hai la testa, quindi non sei un problema. Ma se ti muovi, vedi che diventi un problema. Hai la tessera! Grazie. Ah, l'ho presa. Ciao. Ah! Tua mamma! Ma siamo scemi, ragazzi? Dove sei? Schifoso! Entra. Chiuditi dentro. Ma pezzo di stronzo che spegne le luci. Nuovo obiettivo, riavvia il generatore del seminterrato. Tua mamma. Corri! Aspetta, mannaggia. Zen, non è il momento di leccarmi la gamba, perché sei la cosa più inquietante del mondo. Capisco che vuoi affetto e tutto quello che vuoi, ma Zen che ti lecca la gamba in questo momento ti fa morire di infarto. E mo devo tornare indietro. Che ansia! Obiettivo, segui le strisce di sangue all'uscita, ok. Corri! Corri, Gino! Ah no, dicono su, giustamente. Ok. Giù per lo scarico. Con il sangue, ha detto. È l'unica via d'uscita. Giù per lo scarico. Allora, grazie a tutti per aver seguito la live. Comunque, io vi ringrazio per essere stati con me. Vi ringrazio per aver commentato questa live. Spero vi siate divertiti. Spero vi siate cagati sotto come ha fatto il sottoscritto. Vi invito a seguirmi come al solito su tutti i miei social. Quindi Instagram, 98megapixel_official. E canale Telegram, dove vi mando tutti gli aggiornamenti, 98 megapixel scritto tutto in lettere, perché Telegram non vuole i numeri. Pagina Facebook di 98 megapixel, classicissima pagina Facebook. Detto questo, io vi auguro una buona notte, spero riusciate a dormire, ne dubito se vi siete cagati sotto come ho fatto io. Ciao!